E bella a tutti ragazzi, quella di JP Gaming che vi parla. Io sono Jeff e oggi siamo su Clash Royale per cominciare questa nuova serie Top 5 replay epici dalla TV Royale. Questa serie non sarà l'unica a cui abbiamo pensato. Ci saranno nuovi contenuti nel canale, appunto. Quindi, come primo replay avevo scelto questo, che i due sfidanti sono Matvey e questo cinese di cui non so pronunciare il nome. Attaccano la torre insieme al minatore, gli fa la torre in una maniera incredibile. E qui pensava di aver vinto, secondo me, però non aveva fatto ancora i conti con il cinese, perché i cinesi, raga, i cinesi sono cinesi, cioè, raga. I cinesi sono un altro livello di gioco, cioè. I cinesi sono quelle persone, quei gamer, che qualsiasi carta tu metti, hanno già la carta ideale per contrastarla. Cioè, è una cosa impressionante. Il 90% dei cinesi che incontri, tu li perdi. Ecco la principe, ecco, cercano di fermare il domatore e ci riescono. Guardate, cioè, guardate la torre del cinese con 140 di vita. E guardate da questo lato qui il gigante. Guardate come lo ferma. 72 di vita. E questo. Guardate quel coso. Guardate quel coso. Guardate quel gigante come fa la torre. Cioè, vi siete resi conto di che mossa ha fatto questo? Cioè, con 72 di vita alla torre, lui ha avuto la forza mentale proprio per attaccare e andare a fare 2 stelle, anzi ne sta facendo anche 3. Se sta ancora un po' di tempo ne faceva 3. Andiamo con il secondo replay. I due sfidanti sono Chiocciola Rocco 100 e Rock Slide. Comunque, guardate, partono tutte e due con carte pesantissime. Guardate quello con il pack al 3 e questo di qua con il mastino lavico al 2. Qua la torre. Aveva messo Gesù dietro. Che Rock Slide inizia a colpire e in questo momento rimane la torre avversaria con 788 di vita. Bene, lui parte di pecca ogni 5 minuti e invece ora Rock Slide fa la torre che porta al pari. Bene, guardate di qua invece il mastino lavico e secondo me tra un po' metto il guardate il rallenti proprio. Guardate lì che cosa sta succedendo. Che cosa sta. Guarda, qui è la torre fatta, sicuro. Sicuro, mettiamo a velocità normale. Guardate. Cioè, dovete guardarla sta cosa. È una cosa impressionante, cioè. Non sono rimasto senza parole quando ho visto questa cosa. Guardate con quanto rimane con 65 di vita. Con 65 di vita rimane. Guardate di là. 119 di vita. 70. Cioè, ha vinto. Che un altro po' faceva 3 stelle. Con la torre propria. A 65 di vita. Cioè, una cosa allucinante. Via con il terzo replay. Che si piazza al terzo posto sul podio. E qui vediamo che entrambi i deck hanno il golem. E i due sfidanti sono. I Fares, non so se si legge così, non so se hai Fares, non lo so. Comunque, hai Fares oppure i Fares contro XX Alvaro XX. Bene, questo è la cimitero. Bene, guardate lì, guardate che combo ha fatto, che combo. Cioè, non so, guardate lì il danno proprio, il danno madonnale. Lui parte con il P.E.K.K.A, però lui mette gli sgherri e para tutto. Qui va a fare la torre con il drago, quindi 1-0 per XX Alvaro XX. Bene, ecco qua, parte da dietro con il golem. Guardate lì, qui fa la torre, sicuro, sicuro 100%. E qui è il fatto, qui ci sono due golem all'attacco. Guardate lì, i golemiti hanno fatto un danno bestiale, soltanto loro, da soli. Bene, guardate qui, ora lui parte all'attacco con il mini P.E.K.K.A. Parte da dietro con il golem. Lui, ai Fares oppure i Fares, piazza un altro golem. Guardate lì, si dirige all'attacco. I sgherri parano il culo per poco. Ed ecco qui che arriva e distrugge tutto con la torre di XX Alvaro XX a 89 di vita. Cioè,
sono rimasto senza parole. Cioè, tipo, poteva buttare una scarica, poteva anche sputarci sopra, la torre cadeva. Una cosa impressionante, cioè. Via con il Replace che si piazza al secondo posto di questa top 5 e prende la medaglia d'argento. I due sfidanti sono Zarni e Easy Jerect. Non so se si pronuncia così, il mio inglese fa cagare, ricordatevelo sempre. Che però Easy Jerect ha fatto una mossa proprio intelligentissima, perché ha messo praticamente il come si chiama, il tornado con il centro proprio sulla torre, e quindi doveva tirare i goblin sul centro della torre, quindi danneggiare molto la torre, cioè non li allontana. La tornado serve principalmente per allontanare le truppe nemiche, però nel caso suo lui le ha accentrate verso la torre. Ecco, lui parte di domatore e penso gli abbia fatto la torre. E infatti, ok, guardate, questo serve il tornado ad allontanare le truppe. Ora qui mi pare che elimina tutto. Boom, no, gli fa la torre, attenzione. Però vediamo che Zarni parte di nuovo con il domatore. Bene. Ok, allora tenta di difendersi. Però non sa che gli sta partendo una combo che può essere fatale. Guarda, cerca di difendersi con il tornado. Boom! Si leva il gigante e tutta quella roba presso di torno. Guardate lì che attacco con 327 di vita. Lo scheletrone, guardate lì, scoppia. Il gigante, guardate lì che combo. Guardate che combo! E la torre di Easy Jerect con... non mi ricordo quanto di vita. Mi pare 8 di vita, non ho visto. Comunque con pochissima vita. Ebbene ragazzi, siamo arrivati al replay a cui verrà assegnata la medaglia d'oro di questa top 5. E l'epicità di questo replay, sapete cos'è? È che uno scontro epicissimo tra due cinesi. Tra due cinesi, vi ho detto tutto raga. Quindi andiamo subito a vederlo. Se ne vedranno delle belle proprio. Guardiamo. Bene, guardate qui l'attacco di questo cinese. A 10 secondi dalla fine gli ha sparato tutto addosso. Tutto, praticamente tutto. Lui si difende molto bene, come vediamo. Però, guardate, lui ha due principesse. Da lì possono far male. Lui si butta la palla di fuoco. Guardate lì, cioè, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa top 5. Spero vi sia piaciuta. Sosteneteci con un like per farci capire che la serie vi è piaciuta, che la serie vi piace, cioè che vi piace come idea. E per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. Se non siete iscritti, iscrivetevi e fateci pubblicità. Noi ci rivediamo nel prossimo video.